Comunque è il Maggio di Rodomonte, credo che sia, no? Il Maggio di Rodomonte, che c'è Marfisa, Bradamante, Guerriere e Ruggero. Marfisa è sorella di Ruggero, senza saperlo. Era innamorata di Ruggero ed era suo fratello. Invece Ruggero era innamorato di Bradamante. Queste due donne si trovano a combattere per gelosia di questo ragazzo, no? E allora Marfisa si arrabbia quando Ruggero gli dice: smettetela di battervi, che non ce n'è bisogno. Allora Marfisa si arrabbia contro Ruggero. Ma dice anche te, tieni per lei, ti uccido, ti faccio, ma fermati, stai calma, stai calma. E Ruggero cercava di schivare i colpi e non offenderla, capito? Ma un bel momento, Marfisa, talmente arrabbiata, gli dà un colpo talmente forte che gli fa cadere lo scudo di braccio e la spada di mano. No, lo scudo dal braccio, non la spada. Allora Ruggero s'arrabbia, dice: allora, se vuoi proprio morte, io morte ti do. Parte con due mani con la spada e va per infilzare Marfisa e pianta la spada in un tronco d'albero. Questo albero incomincia a parlare, perché dentro l'albero io avevo messo il megafono. In mezzo al campo c'era questo mezzo albero e tutti sentivano parlare st'albero. Ero io che da lontano parlavo, cantavo al microfono e la voce usciva da dentro l'albero perché si aveva piantato la spada. Ferma, ferma Ruggero.